start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Children of Silent Town, un'avventura grafica italiana, tradotta in italiano ma anche doppiata in italiano. Ed è un'avventura grafica dai toni molto cupi, dove noi saremo Lucy, una ragazza che vive in un villaggio in mezzo a una foresta, dove ogni tanto qualcuno scompare e... Il tema guida di questa avventura è che ora lei è abbastanza grande per poter indagare lei stessa su queste o su alcune sparizioni. Io sono convinto che quando gli italiani ci si mettono, nelle avventure grafiche siano abbastanza insuperabili, soprattutto dal punto di vista sonoro e spesso anche del doppiaggio. Lo proviamo insieme, ovviamente questo io l'ho provicchiato all'inizio, inizio, ma non lo voglio minimamente spoilerare, quindi lo vedremo poco. È giusto per darvi un'idea. Il gioco a prezzo pieno costa $19.99, per il momento dell'uscita è $17.99. Lo proviamo insieme. Il tema è quello anche del cupo, del silenzio. Andiamo a vederlo, non devo leggervelo io perché è doppiato in italiano, quindi godetevi questo inizio insieme a me. Si può dire con certezza che gli uomini abbiano orecchie per ascoltare e occhi per guardare. Invecchiando, i nostri sensi si intorpidiscono e le nostre percezioni si annebbiano. Tuttavia, ci sono persone che, pur vedendo benissimo, evitano di guardare. Pur sentendo perfettamente, smettono di ascoltare. Perché la paura, più della vecchiaia o di qualunque malattia, è il morbo in assoluto più difficile da curare. Conoscete Silent Town? Una manciata di tetti isolati nel cuore della foresta. Nessuna voce, nessun rumore, solo bisbigli e sussulti. Uomini schiavi di regole per restare al sicuro. Perché seppur di giorno la foresta fosse calma e pacifica, è al calare della notte che iniziavano a ruggire i mostri. Ancora quell'incubo. Inizio bellissimo, tra l'altro. Doppiato da Dio. Scusa, Lucy. Ci è sfuggita la palla. Passala. Ok. Ci fa cliccare sulla palla. Ottieni una palla. E questo è il tutorial iniziale. Oh, grazie, Lucy. Passa qua. Clicchiamo sull'inventario, la palla, e poi su di lui, e gliela passiamo. Grazie, questa volta l'ho lanciato un po' lontano. Cosa stavi facendo? Ho fatto un altro brutto sogno. Oh, capisco, spesso li faccio anche io. Davvero, cosa fai per scacciare la brutta sensazione? Io, a dire il vero, non lo so. Quando ho paura di una cosa, mi nascondo così bene da non farmi trovare. Per questo sono un drago a nascondino. Ehi, senti, ti va di unirti a noi? Siamo tutti in piazza, ma ci manca un giocatore. Certo, andiamo. Per musica così, un po' alla Penske Killings, mi fa impazzire, veramente. Blu, non devi fermare la palla. Adesso vi mostro... Il mio tiro speciale. Oh no, ancora. Blu. Voglio vedere cosa sa fare. Vedete, abbiamo una scelta multipla. Ecco a voi il super tiro di Blu. Dritta nel giardino. Ecco, ci siamo. Che poi gli occhi dei personaggi sono veramente privi di anima... Lucy, tesoro, eccoti, ti aspettavo davanti a casa. Dai, c'è la cena da preparare. Saluta i tuoi amici.
Ciao mamma. Sì, arrivo. Devo andare, ragazzi. Ci vediamo domani. Cioè, talmente suggestivo. Ciao Lucia, domani. Il doppiaggio iniziale, che sono un po' a disagio a parlare in realtà in video. Mi raccomando, bambine, quasi sera, tornate a casa presto. Poi, non è originale il tema, diciamo, della minaccia alla foresta, però mi incuriosisce tanto. Ormai è difficile anche trovare qualcosa di originale, a dire la verità. Siamo arrivate. Lucy, eccoti finalmente, dovevi essere a casa già da un pezzo. Dai una mano in cucina, tesoro. Prepariamo una bella cenetta e poi a letto presto. La prossima volta non fatti venire a cercare. Ora dai una mano a tua madre. Va bene. Vediamo se l'interazione... Ma tu dormi sempre. Dammi una mano, tesoro. Prepariamo una bella cenetta. Riusciresti a prendermi il pentolino? Lo trovo appeso al caminetto. Sì, eccolo qua. Ottieni un pentolino. Bene, 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 bene. Riusciresti a prendermi il pentolino? Sì, ce l'ho. L'ho preso. Eccolo qua. Tieni. Grazie, tesoro. Ora vediamo. Mi servirebbe un'altra cosa. Il fuoco mi sembra quasi spento. Usa la linea che sta nella cassapanca per ravvivarlo. Intanto inizia a preparare lo stufato. Non ti scottare, mi raccomando. Vabbè. Curioso nome per un gatto. Allora, devo mandar via quel gatto. Continuo a provare. No, devo trovare un modo di farlo. Ok, devo trovare qualcosa da lanciare per il gatto, credo. Vediamo. Non c'è un'interazione con l'ambiente, diciamo con la scelta multipla. Vediamo se trovo qualcosa per la cantina. Non mi piace affatto, è buia e umida. Vediamo un po' se riesco ad attirare il gatto. Strabico e la sua cuccia che non usa mai. Devono aver litigato tanto tempo fa. Dai. Lassù il sale al sicuro dai gatti pasticcioni. Mannaggia, devo capire adesso come fare a mandare via il gatto. Attizzatoio. Non posso certo infilzare il gatto. Il catino è pieno d'acqua fino all'orlo, per oggi non serve per ne altra. Allora, vediamo un po'. Se chiedi a Red che ore sono, risponde sempre è l'ora di ieri a quest'ora, questo tipico detto italiano. Buffo, l'orologio segna proprio quell'ora. Diamo un'occhiata intanto a... Secondo la nonna, i ferri di cavallo scacciano gli spiriti maligni, sarà vero? Allora, intanto, cerchiamo di capire... No, questo è quello del gatto. Devo mandare via il gatto da lì, ma non so come fare. Immagino non posso uscire di casa. Devo capire come fare a mandare via il gatto. Beh, provo a riparlare alla mamma. No, parliamo col padre, immagino. Mi serve concentrazione, vai a aiutare tua madre, vabbè. Qua non c'è. Voglio mandare via il gatto. Non c'è modo. Allora. Adesso ci studio un attimo. Vediamo se posso andare di sopra. Sì. Allora, questo è... C'è il disegno del gatto. Ah, eccolo lì. Il mio diario, che ci fa per terra? Sarà meglio non lasciarlo in giro. Ok, abbiamo preso il diario, che è un oggetto che ci rimane. Probabilmente ci segnerà... Ok, annota qui tutte le cose curiose che scopre in giro per il villaggio. Perfetto, quindi lo apriamo e lo vediamo subito. La mia collezione, tutti i collezionabili che troviamo. Bello! Molto bene. E prendiamo il topo. Ho già capito cosa devo fare. Il topo giocattolo di Strabico. Il nostro gatto. Allora, vediamo. Sorprendente, un cassetto pieno di calzini.
Questi sono i disegni. Vorrei poter non sentire i ruggiti della foresta. Questo è probabilmente quello che si sente di notte. Molto bene. È una coperta aggiuntiva per quando freddo. Questo è un mio calzino che spunta dal baule. Sembra una linguaccia. Bene, hai il mio permesso di restare così per sempre. La palla. È un apparecchio che non uso, la mia palla per giocare con gli altri. Blu porta sempre la sua. Sarà ancora gonfia? No, direi di no. Ok. Vediamo cosa c'è qua. Ma il bagno non ce l'hanno. È la stanza di mamma e papà, è chiusa. Ok, c'è uno specchio. Questa sono io. Sono una bambina, ho 12 anni e un grande cervello. Perché sono molto intelligente. Ottieni un adesivo. Ok, abbiamo sbloccato una cosa. Questo specchio deformato fa sembrare la mia testa enorme. Ok. Andiamo. Adesso dovremmo poter aprire la scatola. Vediamo. Meno male l'era della mamma non è caduta, fa proprio un bel suono. Ma poi c'è una cura proprio nel dettaglio, potevano fare un'interazione molto veloce in cui il gatto andava via, invece c'è questa cosa che urtiamo la lira, quasi cade, la prendiamo, cioè bellissimo. Abbiamo preso un adesivo, non so, quando Lucy scopre dei suoni che la colpiscono li appunta nel diario per comporre dei canti. Una volta completato un canto potrai utilizzarlo durante l'avventura. E ora pensiamo al fuoco, molto interessante questa cosa. Poi immagino non sarà un'avventura lunghissima, perché in genere non sono lunghissime, forse non sono neanche eccessivamente difficili, ma ci sta. Allora, abbiamo preso la legna, la consegniamo alla mamma. Ah no, non la diamo alla mamma, ma la diamo al caminetto, quindi ravviviamo il fuoco. Ecco fatto. Sento un bel crepitio, non penso serva altra legna. Mi servirebbe delle salsicce dalla cantina. Puoi andarla a prendere per me? Ricordati di farti luce con la candela. Perfetto, prendiamo la candela. Immagino debba accenderla nel fuoco. È spenta, sì, certo. Allora accendiamo magari con questo. Hai acceso una candela. Perfetto. Andiamo. E vediamo anche la cantina. Al buio non ci vado, prendo la candela. Al buio non ci vado. Ma la devo mettere qua, immagino. Ora va un po' meglio. Guardano lì il gatto che guarda il pesce, bellissimo. Papà dice che così il pesce si conserva più lungo. Lui è bravo in queste cose. Allora, devo prendere una salsiccia. Ok. Diamo un'occhiata a cosa c'è qua. Interessante, ci sono dei chiodi qui dove mi sono esercitata a piantare chiodi per farli andare tutti dritti difficili. Io non ci sono mai riuscito nella mia vita, invece forse sarà il caso di toglierli un giorno. Qua abbiamo una pentola, qua c'è il nostro gatto, bellissimo il gatto, va bene. Quindi diamo un'occhiata giusto per vedere cosa c'è qua sotto. Una vecchia falce arrugginita, bene. Meglio non fidarsi. Il gatto è stupendo. Ok, lasciamo la luce accesa, così se prende fuoco la casa che è di legno. Vabbè. Parli di Luca? Sì, sono già 2 giorni ormai. Suo padre non ha voluto farlo sapere troppo in giro, ma non ci sono più dubbi. Oh no, era da molto tempo che non succedeva. Ci sarà mai una tregua? Non essere sciocca, sai che non è possibile, per questo esistono le regole, non dimentichiamolo. Quindi la società, adesso passatemi il termine, bigotta sulle regole, insomma quelle cose lì, perché la gente sparisce nella foresta. Caro, nessuno dimentica niente, mai, nemmeno per una notte, per l'amor del cielo, come puoi dire una cosa simile? Da tempo ormai su questo paese è calato il silenzio. Sì, lo so, tuttavia è caduto e accadrà ancora, non siamo stati abbastanza vigili. Cosa farà suo padre adesso? Oh, Lucy, è sparito qualcun altro. E ormai l'abbiamo sentito. Domani andrò da lui, ora cerchiamo di non pensarci. Va bene, il gatto è tornato dov'era? Parlavano di un'altra persona scomparsa. Vedete, ci sono la nuvoletta, quindi sta pensando. Allora, diamo la salsiccia.
Perfetto, la mamma sta preparando una cenetta squisita. Ora cosa manca? Oh sì, il sale, prendimi il barattolo sulla credenza. Prendiamo lo sgabello. Sì, beh, mi serve il tuo aiuto, sgabello. Va bene. Usiamo lo sgabello. Mettiamo qui, ce lo fa usare qua. Sì, ci ha creato il punto. Strabico, non muovere lo sgabello. Dio mio. Lucy, meno male stai bene, mi hai fatto prendere uno spavento. Scusami, ero troppo alto, in alto per te. Non preoccuparti, la cena è... per la cena ce la faccio da sola. Ah, non sei rotto. Gatto, combina guai, fila fuori. Vai pure a giocare, qui ci penso io. Va bene. Dove stai andando, Lucy? Il sole sta calando, non è il caso di uscire. Fin tanto che giorno vuoi stare fuori. Giuro che non mi allontano. Facciamo così, quando è pronto ti chiamo e vieni subito. Intesi, amore? Va bene, ma non allontanati, il villaggio non è sicuro di notte. Va bene. Eloise. Si tratta solo di pochi minuti e poi stiamo parlando del cortile qua fuori. Lo sai cosa temo? Vorrei che Lucy restasse al sicuro. E tu sei troppo permissiva. Stupido gatto, mi hai fatto fare un bel volo. Temo che mi verrà un bernoccolo. Va bene, e intanto siamo fuori. Quindi diamo un'occhiata fuori, cosa c'è? Il falegname lascia sempre i suoi attrezzi in giro, ma si arrabbia quando qualcuno li tocca. Ma sarebbe comunque troppo pesante per me. Diamo un'occhiata qua. Ogni mattina il falegname va nella foresta a raccogliere la legna. Nel villaggio tutti si affidano a lui. Vuole saperne di più sulla foresta, ma lui non parla mai con nessuno. Diamo un'occhiata qua al capanno. A volte quando giochiamo a nascondino mi infilo qui, ammesso che ammesso non ci sia il falegname in giro. Una volta mi ha minacciato di chiuderci dentro. Ok, qua ci sono davvero bravo a lavorare con il legno, la lira di mamma è opera sua. Ok, si iniziano a creare un pochino le chiarire le dinamiche. Qua c'è l'acqua da aprire. Scusi signor ragno. C'è la signora. Ah, carezza il gatto. Riccino, che hai fatto al pelo? Sei tutto pieno di sale. Si chiama Strabico. Mi ha fatto cadere mentre prendevo il sale. È una peste. Se le va sempre a cercare. I gatti sono molto dispettosi, ma anche tanto furbi. Lo hai maltrattato e ti sei tirato addosso le sue antipatie, vero? No. Ha fatto segno di... No, no, lo vedo che sei una persona buona tu. Non so come questi codardi che bisbigliano tutto il tempo, ma... Dai retta a me, bambina. Qui sono tutti matti. Te lo dice una vecchia pazza, puoi fidarti. Vero vicino della vecchina, ci si può fidare. Aspetta. Tieni, prendi questo. Ottieni un adesivo. Che va dritta dritta nel diario. Dovrei essere molto coraggiosa, capito? Cosa intendi? Ah, sciocca vecchia pazza, non ti arrenderai mai, vero? Ok, ci ha detto qualcosa un po' profetico, forse. Perché dovremmo fare qualcosa di coraggioso, forse? Il cartello indica la strada per il pozzo che si trova in piazza. Allora, noi stiamo giocando qua. Vediamo cosa c'è. Una campanella. Non suona, manca il battacchio. Noi non abbiamo un battacchio in tasca, eh? No. Vabbè. Vediamo se mi fa andare da un'altra parte nel villaggio. Non credo. Mi ha detto di non allontanarsi. Allora, io credo che a questo punto il gioco ci debba far fare qualcosa prima di essere chiamati per la cena, quindi vediamo. Voglio dare un'occhiata solo a una cosa qua nelle opzioni. Vedete, c'è le impostazioni grafiche, molto essenziale, non c'è altro, ci sono i sottotitoli, ci sono la selezione della lingua, ma non mi pare, a quanto vedo adesso, ed è un bene. Magari poi c'è il tasto, però non c'è il tasto con le interazioni ambientali, che questo fa andare un pochino la testa. Pista dei rottami, scarti, ok. Qua c'è una cuccia di coal. Ok, niente. L'unica cosa interagibile è la campanella, il battacchio. Questa fontanella non funziona più, infatti l'acqua la prendiamo dal pozzo. Perfetto. Vediamo, c'è qualcosa da prendere qui. C'è un trombone. Il falegname sta lavorando un altro strumento, chissà che suono fa. Ah, beh, pessimo, la lira di mamma è venuta mille volte meglio.
A chi verrebbe in mente di commissionare un coso simile? Altro adesivo? Voglio dare un'occhiata agli adesivi che ho raccolto adesso, perché abbiamo... Ah, ok. Ah, qua niente. Questo no, è un pentagramma, insomma. Qua invece... Braccialetto? Ah, ok. Sono tutte le collezioni di adesivi. Non sono tantissimi, della verità. E per quello dico che queste avventure in genere sono molto emozionali, ma non sono lunghe. Graficamente bellissimo. Disegnato a mano. Posso rientrare in casa? Sì. Posso vedere se c'è il... Posso andare ancora in cantina? Sì. Però non credo ci sia un battacchio qua. Vediamo in camera. No, qui ci stiamo ripetendo. La palla sgonfia, floffi. Resterà qui finché non mi obbligheranno a rimettere in ordine. Ok, quello è il gatto, ritratto del gatto. Coperta aggiuntiva, niente. No, non c'è niente qua da prendere. Letto caldo e morbido, tuttavia faccio fatica a prendere sonno. La notte si sentono qui ruggiti. Ok, brutto ambientino però, devo dire. Andiamo. Non credo ci sia altro da fare. Almeno qui no. Devo andare fuori per forza. Però adesso, giustamente, magari voi l'avete già giocato, sapete già, magari chi l'ha già giocato sa già cosa fare. Io no, me lo voglio guardare con calma, diciamo. Ho preso la maniglia, si è staccata. Strana maniglia che diventa un battacchio. Giustamente. Allora, vediamo un po'. Avevo preso un altro suono adesso. Ottieni una nota, infatti. Me lo segno e va lì. Ok. Mi chiameranno per cena adesso. Lucy è pronta alla cena, vieni. Perfetto, arrivo. Ragazzi, io credo che sia giusto fermarsi qua. Anche perché se vi piace... insomma, spero vi sia piaciuto. Il gatto intanto va via. Spero vi sia piaciuto. E spero che vogliate, se il gioco vi è piaciuto, aiutare gli sviluppatori italiani prendendo questo gioco. Io li ringrazio prima di tutto per la possibilità di portare appunto questo gioco. Bello, bello davvero. A livello di atmosfera sembra veramente eccezionale. Vedremo un pochino come andrà avanti la storia. Ma non ha assolutamente senso andare oltre e spoilerarvi appunto una storia. Quindi, adesso lei si allontana, fa quello che non dovrebbe fare. E quindi, boh. Comunque inizierà ad indagare su quello che è le sparizioni nella foresta, e l'ambiente e la musica è già cambiata, perché è tutto molto, molto cupo. Ma sì, questo sa tanto di coprifuoco. Lì, di là c'è il panettiere, credo. E qua ricominciamo a vivere le nostre paure come fosse un sogno. È diventato buio. Ci sono le ombre che arrivano. Siamo tornati in casa. Là fuori c'era qualcosa, che ne sarà stato di strabico? E qua. Credevo fossi sparito, mi hai fatto preoccupare. Invece guardati, tu eri al sicuro, mentre io... Sei un gatto terribile, non ti verrò più a cercare, sappilo.
Lucy, vieni a tavola, ti stiamo aspettando. Sì, arrivo. Ok, questa è la premessa. Non ha senso andare avanti, come ho detto, perché se vi piace, so che potrete, vorrete godervelo personalmente, come ogni esperienza di questo tipo. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!